Patrick Brunofer, Coppa del Mondo, squadra Olimpiade, tantissima carne al fuoco, tu come stai? Sei pronto? Ma dico che ci prepariamo abbastanza bene, che la condizione c'è e nella speranza che la condizione che, che mi preparo per l'inverno che arriverà poi anche in inverno. Il prossimo blocco di lavoro, questo in altura ci vuole la quota per regettare le basi per poi andare a finalizzare una volta che si scende più in basso e soprattutto quando poi ci si avvicina alle gare. Come stai a livello fisico? Ma diciamo che la prima settimana qua era proprio difficile. Per abituarmi all'altezza avevo proprio difficoltà, e adesso da due o tre giorni che mi sono ripreso e che torno di nuovo. Nella forma vecchia. Con quale obiettivo ti avvicini alla prossima stagione di Coppa del Mondo? L'obiettivo principale che mi sono messo personalmente è di portare l'allenamento e la forma che ho tutto per in autunno, che spero di avere per fine autunno, di portarla per tutto l'inverno, nell'inverno. Poi gli obiettivi sicuramente saranno Coppa del Mondo, Olimpiadi o, o anche IBU Cup. Quello che viene, viene. A proposito di book up, la tua valle, la Valle Ridan ospita organizza un appuntamento che è uno dei più belli, più attesi, più affascinanti del circuito. Perché no, magari un domani la Coppa del Mondo. Ma la coppa del mondo scusa, sarebbe bello anche a Ridanna, secondo me. Naturalmente c'è Anta Selva. Anta Selva è un spettacolo, Ridanna, secondo me, è una delle migliori, diciamo, al secondo livello, i book up e personalmente penso che sarebbe meglio di stare là fare uguale come lo fanno come l'hanno fatto gli ultimi anni che è il top e andare avanti così Brownie, giochi olimpici 2026 appunto anteserva come luogo deputato per ospitare le gare di biathlon c'è un bel gruppo di giovani in squadra di coppa del mondo tu Tommy Giacomele e di Dobiona, i grandi vecchi, i grandi senatori del Biatron Azzurro non possono continuare a vincere in interno. È quasi ora di dare loro un ricambio. Può essere il momento giusto in prospettiva guardando i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Ma sicuro speriamo di poter partecipare là, però non siamo solo noi, c'è un livello anche sotto di noi per dirti: giovani che non dormono e che prima o poi arriveranno anche ai livelli più alti e saranno anche concorrenza ancora più forte. Grazie, Browning. Grazie a voi.